a tutti ragazzi, eccoci qui dai due bombe del freestyle, come sempre io sono Zapigno. E io sono Diginio ragazzi e ci troviamo qua di nuovo, come ieri, per la challenge nuova che avete scelto voi. Perché come ieri? È perché già ieri ci abbiamo provato, ma è stata proprio una giornata negativa. Però okay. Oggi siamo qua e oggi la faremo. E oggi la faremo perché io dovrò battere Zapigno. Comunque intanto... E se lo dice Mark Lenders? Tiro da te. Smetti, oggi ci sarà il tiro da te. Comunque ragazzi, allora, cosa molto fondamentale, passiamo con il Zapigno insegnante che ci spiegherà oggi la challenge. Vediamo un po' se ci riusciamo. Perfetto ragazzi, allora la sfida di oggi sta semplicemente nel tirare la palla al volo, ovvero quello che non calcia il pallone verso la porta ci alzerà la palla e noi dovremo calciarla in porta. Il primo che arriva a 3 traverse vince. Ricordiamo, la traversa vale un punto. Prof, dimmi. Ma chi è il terzo che ci alza la palla? No, cioè nel senso quello che non calcia alza la palla, cioè sì. Mi alzi solo sul pallone, io tiro solo in porta. Ah ok, quindi giochi solo è una sfida contro me stesso. Bello. Grazie. Oh, mi raccomando che vinca il migliore. Ma ovvio, vinco io, cioè... Vabbè. Iniziamo subito, dai ragazzi. Vai, parto io, ragazzi, andiamo. Vabbè, parte pure. Vabbè, pagliaccio. Vai, via, pallone. Alle tre. Vai. Vai. Ok ragazzi, sfida appena iniziata, il sole è ritornato, ma portiamoci subito in vantaggio. Diginio 1, Zapigno 0. Adesso, prossimamente, al cinema. Faccio sta cosa, va. Punteggio di 0-0. Continuiamo, Zapigno. Va! Challenge in uno. Vai,
ragazzi, sempre 1-1. Adesso andiamo a vedere subito come finirà. Ragazzi, la traversa c'è stata, è stata tutta una cosa consecutiva, quindi vale, non me la voglio rompere le palle. No, deve fare una mezza, vale. Ma che cazzo c'è? A me ne vale. Vale. Due a uno, bomber. Due a uno. Ok ragazzi, punteggio sempre di 2-1. Mi sono rotto, devo vincere. È la palla lì che mi trolla. Papà! Vai, dai, tirare! Rovescio! Ma no, dai, la verità! No, beh, devi fare uno scatto di quelli di popolo! Allora, è già pignobo, ma sarò buono, sono ancora tre palloni in campo, la pignoli tirerà sui tre e potrà provare a pareggiare o vincere. Andiamo a vedere. Cazzo, è battuto la testa, che sei così gentile. Vai, non è per pareggiare, tre per vincere. Ehi, e la vittoria se ne va, se ne va. Ora c'è il pareggio. Dai, no. E anche la vittoria se ne va. Zapigno penitenza, ragazzi, sta andando in porta, se la sente. Molti di voi ci hanno scritto che comunque muoversi in porta non vale, però principalmente dobbiamo dare anche una possibilità al perdente di poter evitare il pallone, quindi continuiamo con la stessa penitenza. Innanzitutto scriveteci nei commenti come la volete la penitenza differentemente da questa e andiamo a vedere se beccheremo Zapigno stavolta. Andiamo, virati. Non è una perdita o una sconfitta, è un mattone in più per il mio castello. Sì. Comunque ragazzi, siamo giunti anche quest'oggi alla fine di questo video dei challenge. Se vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, le nostre richieste sono sempre le stesse. Sì ragazzi, un bel mi piace e un bel commento, e soprattutto se non l'avete ancora fatto, se volete essere dei bomber,
dovete iscrivervi sul canale dei due bomber. Bella, e al prossimo video. Ciao voglio! Oh, oddio! Ciao voglio! E lasciate un bel commento con la prossima challenge. Bella! Prossima domanda che ce la fa il signor Michele Frenni. Perché il signor? Vabbè, è giusto. Che ci chiede, cosa ne pensate di ciò che è successo a Milano? Prossima domanda. No, mica ragazzi è un bordello, boh. Mica bordello, raga, bordello. Cioè, banca, la banca c'ha l'elite, giusto che spacchiamo bombe carta, raga. Cioè, oh. Bordello, raga. Raga, io, allora...